Sì, c'è anche un altro termine sul quale ha cercato di fare un po' di chiarezza il Premier, non so se ci siamo riusciti, quello che riguarda diciamo gli affetti stabili, quelli che ha definito gli affetti stabili, i congiunti, quindi non abbiamo capito in realtà se, vorrei chiedere anche ai nostri ospiti se avete voi capito, se possiamo andare a trovare un fidanzato, sì, o un amico a cui teniamo particolarmente, no, perché poi Dinka interviene e dice i congiunti sono anche i fidanzati, tutte le persone a cui vogliamo bene. Qui c'è un po' di confusione, forse volendo fare chiarezza, secondo te Massimo possiamo o no? Ma giuridicamente la cosa è molto dibattuta, però qui forse l'esperienza di due ex ministri sentiamo, come Calenda... Se vuole Lupi, la visita quindi ok a visite ad affetti stabili, questa è stata la definizione, lei può spiegarci qualcosa di più? Ah, più che spiegare io dico che se c'è una critica e la rifacciamo con, spero con una critica costruttiva, sta nel fatto che se la fase 2 si deve basare sulla riapertura e l'unica possibilità di riapertura è che dopo 47 giorni, anzi 48, che abbiamo tolto la libertà alle persone e che hanno imparato a convivere, i cittadini hanno imparato a convivere, a capire che cos'è questo Covid. Noi crediamo nella responsabilità e nella libertà della persona? Siamo convinti che la fase 2 debba basarsi su questo? E allora dobbiamo fidarci della responsabilità dei cittadini, quindi se uno può andare finalmente a ritrovare il proprio congiunto, il proprio fidanzato, la propria persona, è la libertà che si esprime e si terrà la mascherina e sarà attento al distanziamento sociale, oppure il Presidente del Consiglio vuole mandare un drone in un balcone e decidere se a casa mia con i miei 3 figli ho il distanziamento sociale, metto la mascherina e non faccio il party. Decidiamo la ripartenza, su che cosa la vogliamo basare? Io credo che la ripartenza si debba basare sulla libertà, sulla responsabilità e sulla fiducia dei cittadini. I cittadini non sono sudditi, crediamo nei cittadini italiani, abbiamo capito che bisogna convivere con questo virus, ma la migliore battaglia nella convivenza con questo, virus è ritornare a vivere. Questo siamo certi, gli italiani sono stati molto responsabili e come diceva appunto l'onorevole Lupi anche per un lungo tempo. Lei come la vede questa riapertura così scaglionata? In realtà poi riaprono magari diciamo il settore manifatturiero, però la distribuzione, la piccola distribuzione resta chiusa, quindi non, c'è un po' di confusione, lamentano magari i cittadini. Beh, direi di sì, ma anche qui, riprendendo anche quello che diceva l'onorevole Calenda, se dal 4 maggio vogliamo riaprire, il problema non è quale filiere riapre e quale non riapre, quale ristorante riapre e quale parrucchiere non riapre, ma se siamo in grado di mettere in atto le misure di sicurezza che ci permettono di poter tornare a convivere e a vivere, cioè a lavorare. Io non ho sentito un imprenditore che conosco, dall'artigiano, ma perché l'artigiano fino adesso, che è da solo in una bottega di 6 metri quadri, lavora da solo, non poteva lavorare. Io non ho sentito un imprenditore che dice datemi le mascherine, metto a disposizione la sanificazione, metto a disposizione le misure di sicurezza, permettetemi di riaprire, venitemi a controllare, datemi gli strumenti, ma permettetemi di lavorare. Ma questo deve valere per il ristorante, deve valere per il parrucchiere, deve valere per l'imprenditore, come sta accadendo in tutti gli altri paesi d'Europa. C'è un piccolo problema, che è quello che io non condivido del discorso fatto dal Presidente Conti. Lo Stato, Conte, non si fida dei cittadini. Ci fidiamo o non ci fidiamo dei cittadini? È pensabile che l'INAIL ha deciso che adesso la malattia da coronavirus è diventata deve passare all'INPS, cioè è l'infortunio sul lavoro. Sapete chi è il responsabile, sarà il responsabile se uno ha preso il Covid andando a lavorare, c'aveva la mascherina, aveva fatto la sanificazione, aveva seguito tutto, ma se va oltre i 40 giorni il datore di lavoro rischia il penale per quel suo dipendente che ha preso il coronavirus. Ma questo è il modo con cui lo Stato agisce? Mettiamo, lo Stato deve investire, quanto investe lo Stato oggi per la ricerca contro la cura del coronavirus, contro la malattia? 7,5 milioni e mezzo. Questo è quello che lo Stato sta finanziando per trovare la terapia. Allora io credo che, come ha detto Calenda, bisogna lavorare su questo e dare fiducia ai cittadini. I cittadini non sono sudditi. Secondo lei, onorevole Lupi, le celebrazioni, lei è intervenuto anche su questo argomento, nell'ottica dell'assembramento sono a rischio o rientrano sempre nella responsabilità dei cittadini che l'hanno ampiamente dimostrata in questi quasi 50 giorni reclusi?
Guardi, mi sembra che i cattolici abbiano dimostrato grande responsabilità come tutti gli altri cittadini. Tra l'altro, il Papa ha dato un segno di testimonianza e di presenza forte di che cosa vuol dire la fede, anche la fede pubblica, il cristianesimo, con quella celebrazione anche della Pasqua in solitudine in San Pietro. Ma dopo 48 giorni, quando si riapre e si riaprono anche le chiese, chiedendo ovviamente ai sacerdoti e ai cattolici che vogliono andare a messa di rispettare tranquillamente le regole che possono rispettare tutti. Dovremmo riaprire la libertà religiosa, è il principio massimo della libertà di persona, la libertà di educazione. Prima si diceva che la sanità, il diritto alla salute è un diritto fondamentale, ma anche il diritto al benessere. L'economia non è il luogo del dio denaro, quella si chiama usura. L'economia è il luogo dove persone e benessere possono andare di pari passo. Libertà, perché non far tornare i ragazzi a scuola? Macron, a proposito del rapporto con gli scienziati, ha avuto dai suoi scienziati il loro parere, ma hanno espresso un parere sti benedetti scienziati, se no andavano a fare loro il presidente del Consiglio. Macron ritiene che l'andare a scuola sia un diritto fondamentale proprio per sanare le differenze sociali. Chi ha il computer e chi può permettersi di non andare, i genitori di non andare al lavoro, e chi invece non ha il computer, non ha il collegamento via internet, e magari i 4 milioni di genitori che invece vanno al lavoro. E allora la riapertura della scuola, la riapertura delle chiese, la riapertura appunto della vita normale è un atto di responsabilità. Mi sembra che sia questo quello che manchi. Ovviamente non si chieda ai cattolici e ai vescovi di non celebrare più la messa, perché dal 4 maggio si riprenda ad andare in chiesa, Onorevole Calenda, allora. rispettando ovviamente le misure di sicurezza. Grazie, onorevole Grazie. Lupi.